Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete che bello questo dipinto, cari amici? È intitolato Melanconia, Melanconia. Guardate che bello. E questo dipinto correda questo articolo. Eckhart, un mistico nel vuoto di Dio. L'articolo è apparso ieri sul Corriere della Sera di ieri. Corriere della sera di ieri, e ieri era venerdì 14 dicembre, oggi è sabato 15 dicembre 2012, e quindi a corredo di questo articolo abbiamo questo dipinto intitolato Melanconia. Melanconia, il tema della quella che noi chiamiamo oggi malinconia, malinconia. Il dipinto del 1553, il pittore è Lukas Cranach. Lukas Cranach. E stranamente, a livello redazionale, hanno messo proprio questo dipinto per parlare di Meister Eckhart. Chissà perché ne potevano scegliere tanti di dipinti. E hanno scelto un dipinto che nell'intenzione del pittore rappresenta la malinconia, la malinconia. Bene, io ho già dedicato un video al grande mistico maestro Meister Eckhart, un grandissimo teologo domenicano che visse, diciamo, a cavallo del 1300, un po' prima del 1300, un po' dopo il 1300. Già ho dedicato un video intitolato Meister Eckhart, il Buddha occidentale. L'ho dedicato così perché effettivamente, se uno esamina i testi di storia della filosofia, quando arriva al pensiero, quando arriva alla teologia di Meister Eckhart, si rende conto che si tratta di una teologia così singolare che è unica nel pensiero occidentale. L'unico rinvio pare essere quello del Buddha, l'unico rinvio, anche se poi c'è una sostanziale differenza, perché per il Buddha non esiste un Dio, non esistono gli dèi, e invece per Meister Eckhart esiste Dio. È una concezione particolare quella di questo grande monaco domenicano vissuto a cavallo del 1300. E formularono ai suoi tempi, formularono anche delle accuse di eresia, e si salvò per un pelo, come si suol dire, Meister Eckhart dal rogo. Allora, vediamo un po' un passo. Ah, io intanto vi invito ad andare sul mio video tempo fa intitolato Meister Eckhart, il Buddha occidentale. Qua vediamo cosa si dice. Se ci si domanda perché Dio abbia creato tutto, cioè l'universo, dice Meister Eckhart, cioè Meister Eckhart dice: se ci si domanda perché Dio abbia creato tutto, cioè l'universo, bisogna rispondere perché fosse. Cioè, alla domanda ma perché Dio ha creato l'universo, Meister Eckhart risponde: l'universo è stato creato perché ci fosse. Vedete, è di una semplicità disarmante. Meister Eckhart, è perché ci fosse. Se leggiamo, Dio fece tutte le cose perché fossero. Dio fece tutte le cose perché fossero, cioè perché avessero l'essere all'esterno, nella realtà naturale, sebbene tutte le cose fossero già in lui, come le idee platoniche, dall'eternità. Cioè l'universo, chiamiamolo l'universo, era già dentro Dio alla maniera virtuale. E poi Dio ha voluto dare a ciò che aveva dentro di sé in maniera virtuale, ha voluto dare una realtà.
E quindi ciò che era dentro di sé, Dio l'ha posto al di fuori di sé. Ha creato tre cose, ha creato semplicemente, diciamo, l'universo. Quindi, allora Dio fece tutte le cose perché fossero, cioè perché avessero l'essere all'esterno, nella realtà naturale, sebbene fossero in lui dall'eternità, come le idee platoniche. Dunque, il fine è l'essere e la generazione ne consegue è amore. Quindi noi proseguiamo l'amore. Quindi, ecco qua, è singolare quello che dice Meister Eckhart, perché Meister Eckhart sostiene che l'atto con il quale Dio Ester, diciamo con un termine oggi in uso, esternalizzò le idee che aveva dentro di sé, le esternalizzò, le realizzò, fu un atto d'amore. Cioè la creazione fu un atto d'amore. Il fine è l'essere e la generazione ne consegue è amore. La creazione di Dio, dell'universo, è amore. Ne consegue che anche da parte no nostra, anche noi, continuando l'opera di Dio, compiamo un atto d'amore. Ecco il motivo per il quale Meister Eckhart, uno dei motivi per il quale Meister Eckhart fu sospettato di eresia e fu processato diverse volte. Perché Meister Eckhart non distingue nettamente tra il bene e il male, tra azione buona e azione cattiva. Meister Eckhart di dice che noi imitiamo l'operato di Dio semplicemente col nostro agire. Se casomai c'è un peccato, casomai c'è un peccato, secondo Meister Eckhart, è il non agire, è l'apatia. Come Dio ha agito e ha creato, così noi amiamo Dio e con la nostra attività. Non conta che tipo di attività sia. Il fatto stesso di agire ci rende meritevoli dell'amore di Dio, perché imitiamo Dio. È un punto di vista interessante. Dopo, soltanto diversi secoli dopo, Nietzsche scriverà Al di là del bene e del male. Meister Eckhart c'era già arrivato nel 1300. L'azione, agire. Da questo punto di vista si può dire che amare, per Meister Eckhart, amare è fare. Come Dio non è rimasto inattivo, non ha tenuto le idee dentro di sé e basta, ma ha dato realtà alle idee, le ha esternalizzate, ha creato l'universo, così noi, creati da Dio, dimostriamo di amare Dio anche involontariamente col nostro semplice agire, senza alcuna distinzione tra un agire buono o un agire cattivo, non esiste questa distinzione per Meister Eckhart. E siamo al pensiero nietzschiano, al di là del bene e del male. Ecco la singolarità di questo grande pensatore, un grande pensatore. Qua giustamente si dice che non esiste pensatore occidentale più implacabile di Meister Eckhart. Se leggiamo i suoi testi, i commenti all'Antico Testamento e anche i meravigliosi sermoni tedeschi, abbiamo la sensazione di attraversare un vuoto immenso, un vuoto immenso. Le pagine più estreme di Giovanni della Croce o di Teresa d'Avila ci sembrano timbrate da un suono confidenziale al suo confronto. Ok?
Allora, un pensiero implacabile. Non esiste pensatore occidentale più implacabile di Meister Eckhart. Va bene, cari amici, qua mi fermo. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma penso di aver fatto il mio dovere parlandovi per la seconda volta di Meister Eckhart, un mistico nel vuoto di Dio. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.